direi che siamo ben oltre al discorso semplicemente ambientalista, perché hanno partecipato anche singoli cittadini, quindi la questione ha perso la connotazione strettamente ambientale per diventare qualcosa di più. Qui non c'è in ballo solo una mera difesa dell'ambiente o del territorio, stiamo andando ben oltre la questione territoriale e ambientale, come ha manifestato anche l'adesione a questa iniziativa, non soltanto nostra come parte delle associazioni del tavolo del Fiume Chiese, ma anche di associazioni che sono presenti sul territorio e non specificatamente lungo l'asta del Fiume Chiese. Cito due ad esempio, ma non vorrei mancare di rispetto a tutti gli altri, però l'adesione del tavolo Basta Veleni e di Ambiente Futuro Lombardia sta a dimostrare che questa sta diventando una questione di principi da difendere. Molto semplicemente è una questione di responsabilità, nel senso che ogni territorio dovrebbe farsi carico di gestire in modo oculato e responsabile i propri problemi. Qui abbiamo una comunità che è quella del Garda, nell'estensione della parola, cioè dei comuni del lago di Garda, che hanno deciso che un loro gravissimo problema che non stanno affrontando da tempo deve essere semplicemente risolto scaricando tutto su un'altra comunità, cioè scaricare tutto il problema legato alla depurazione delle fogne dei comuni del lago di Garda, trasferirlo all'interno del bacino idrografico del Fiume Chiese. Quindi spostare la depurazione e lo scarico dei reflui depurati sul Fiume Chiese, un fiume che ha già dei grossissimi problemi di suo. In più leghiamoci anche il discorso Legionella, che però è un argomento molto delicato da toccare, senza oltretutto interloquire con i territori interessati. Abbiamo appreso con veramente conforto, proprio durante questo presidio, che il parere di fattibilità tecnico-economica legato all'individuazione del depuratore a Gavardo è stato depositato presso l'ente competente, che è ATO, e ci è stato detto: beh, adesso possiamo cominciare a condividerlo. E capisce lei che è un discorso proprio tutto al contrario. Prima andava condiviso con i territori e poi portato all'approvazione un qualsiasi tipo di progetto o di idea. Qui ci si pone davanti a una scelta che adesso dobbiamo condividere. Questo è un passaggio, un modo di procedere dalla politica delle istituzioni che è inaccettabile. Qui si sta parlando della collettazione delle fogne dei comuni del lago di Garda, e quindi la depurazione delle fogne dovrebbe essere eseguita dai comuni che queste fognature e di questi reflui sono i principali responsabili.